Ciao amici, io sono il Rob. Questo è Game of Thrones, ben trovati. Oggi siamo qui su Battlefield 1 con la Open Beta scaricabile da tutti quanti noi in modo gratuito da tutte le piattaforme PlayStation Store, Xbox Live e EA Origin, cosa che ho fatto perché lo sto giocando su PC il gioco e penso che lo acquisterò per PC. Devo dire che graficamente, parlando solo dal punto di vista estetico, al momento il gioco è veramente qualcosa di clamorosamente bello, emozionante e realistico in tutte le sue sfaccettature. Non ho mai visto un Battlefield così tanto realistico, così tanto curato in ogni minimo dettaglio, in ogni minimo aspetto. I frame su PC, me lo sta dicendo adesso, io non vado sotto i 100 frame al secondo, non so perché, non so quanto sia vera questa statistica, ma tant'è. Comunque, Conquest, ci sono due modalità nella beta, Conquest e Rush. Rush abbastanza anonima, un cerchi e distruggi classico da 24 giocatori con possibilità di utilizzare i veicoli, mentre Conquest è la classica catturare basi con 64 giocatori a schermo, veicoli e soprattutto gli aerei. Quindi inizierei subito con Conquest, che se posso vi faccio vedere anche il gameplay dell'aereo, che è veramente uno spettacolo. E devo dire che il gioco è veramente, tenta di rivoluzionare, secondo me ci riesce, le premesse sono veramente ottime, sta rivoluzionando il modo di fare gli sparatutto e il modo in cui si cura uno sparatutto. Veramente la EA insieme a DICE, il motore grafico Frost, il Frostbite Engine, veramente stanno facendo scuola e stanno scrivendo la storia del mondo del gaming in una maniera che mai avevo pensato di vedere. Allora, iniziamo subito, partiamo dalla base. Bene, già ci stanno venendo ad attaccare nella nostra base. Cose belle nella vita. Ovviamente ragazzi, possiamo scegliere diverse classi. C'è lo scout, c'è il ingegnere, c'è il medico, c'è la squadra d'assalto. Ognuna con una sua arma particolare, una sua arma specializzata. Possiamo anche salire a bordo dei veicoli come in ogni Battlefield insieme ai nostri compagni, respawnare vicino ai nostri compagni. Quindi dal punto di vista dell'online, quindi il gioco è veramente fatto bene, con anche qualche con anche la possibilità di interagire con loro. E qui ho lanciato una granata a caso, però questo mi permette di far vedere anche gli effetti particellari volumetrici del gioco, veramente resi bene, insieme a tutte le texture della mappa. Guardate la vastità anche della mappa. Adesso da qui non si vede bene, ma la mappa, vi assicuro ragazzi, è veramente vasta e mai vi capiterà di fare una partita uguale all'altra. Esplorerete sempre all'interno della mappa posti l'uno diverso dall'altro, e non è una cosa assolutamente da poco in un videogioco di guerra, dove la guerra qui in Battlefield 1 è veramente resa bene, è veramente sembra veramente di stare in guerra. E personalmente, intanto questo aveva un buggone incredibile, personalmente mi viene proprio voglia di fare una partita senza morti, cosa impossibile in un Battlefield ovviamente, però sembra di vivere un film d'azione in prima persona. O è veramente, le sensazioni che dà questo gioco, pad alla mano, sono incredibili per quanto riguarda almeno le mie sensazioni personalissime. Da considerare anche ragazzi, voglio sottolineare che la mappa cambia aspetto nel corso del gioco, nel corso della partita. In che senso? Potete incontrare dei rannuvolamenti, ma anche delle tempeste di sabbia che cambiano totalmente l'aspetto tattico, puramente tattico del gioco. Per esempio, se utilizzate un aereo, andate sopra le nuvole, non vi vedono arrivare, voi potete paracadutarvi dall'aereo in totale tranquillità. Intanto, no, però c'era il palo. Ah, l'ho preso. No, e lui no. Allora, proviamo a vedere ragazzi se riesco. È uscito di là. Niente, non l'ho preso. Oh, ucciso? Yeah.
Nard Killer, boh, non so come ti chiami, però ti ho ucciso, importante. Quello e... Enemy hit, io ho fatto un headshot che l'avevo ridotto a brandelli, però mi ha ucciso prima lui, è stato più lesto. E ok, e vi vorrei subito far vedere, se ho la possibilità, l'aereo, come è reso. Guardate ragazzi, allora con L2 poi possiamo utilizzare anche il mirino. Tutto è gestito dalle levette, si controlla esclusivamente con le levette l'aereo. E guardate i vari barometri, gli altimetri, come sono resi bene. Intanto mi sa che mi stanno sparando, ho questa vaga impressione. Andiamo un po' in testa e in giù perché vi voglio far venire il mal di mare. E anche spariamo un po' a casa. Adesso basta, andiamo a far schiantare paracadute. Mamma mia, stavo per morire. E ok, ho tentato di fare un'azione alla Rambo, cosa da evitare in questo gioco, perché la morte è assicurata. Cercate di fare sempre la vostra partita in maniera abbastanza ragionata, ragazzi, perché veramente fare 14 morti e 2 uccisioni è veramente facile in questo gioco, quanto mai in un altro sparatutto. Allora, qui stiamo conquistando F in maniera anche abbastanza easy, abbastanza agevole. Poi lassù c'è quella roccia dove ci si può stare, ed è un ottimo punto dove cecchinare la gente, secondo me, perché potete girare lungo tutta questa roccia andando là sopra, cosa che faccio spesso sinceramente. Così vi spoilerò anche le mie tattiche, magari mi incontrate e mi fregate dopo 2 secondi. Comunque, poi come vedete ovviamente abbiamo abbiamo, che questo lo sto ammazzando, abbiamo i gas con possibilità di mettere maschere a gas e passarci in mezzo senza problemi, come vedete, in maniera abbastanza agevole. E adesso, vabbè, questi sono i bug delle beta, nel senso che stavo cercando di mirare ma non mi mirava assolutamente. Allora, mi hanno preso il carro armato. Se ho la possibilità, ragazzi, poi vi farò vedere anche i cavalli, un'altra grande novità di questo gioco, ma che secondo me ha poca utilità nel gameplay effettivo. E i cavalli sono più dei veicoli di supporto, perché possono anche lasciare delle sacche per curarvi. E intanto mi hanno inculato da dietro alla grande. Molto bene, ci hanno inculata dietro alla grande. Ah, possiamo anche scegliere le classi, da bomber a fighter, con i tasti dorsali L1, R1, LBRB su Xbox. Oh, che spettacolo! Che spettacolo! Però devo un attimo raddrizzarmi. E vabbè, morire così in maniera facile. Ancora devo prendere dimestichezza un po' con i tasti, ragazzi, perché non mi ci trovo bene sinceramente. È molto macchinoso, perché ad esempio con un tasto voi scendete dall'aereo, X o quadrato, dipende un attimo dal pad che utilizzate. Comunque dovete utilizzare un tasto per scendere, poi un altro tasto per aprire il paracadute. Intanto questo l'ho killato così in maniera easy. E niente, ho fatto... ho colpito il nemico, però lui mi ha colpito per primo. Adesso io non so come sto come rateo, ma penso che non sia un bel rateo sinceramente. Rientriamo un momento in F, perché mi sembra un ottimo punto di difesa della base, perché stanno cercando anche di attaccare. E là! E niente invece. Niente, proprio zero. Allora, lui è là. E niente, ancora. Oh, Alex, ucciso. Oh, vieni anche te qui nella mia rete. Niente, non l'ho preso. Beh, con il cecchino abbiamo capito che faccio abbastanza cagare. Intanto quello l'hanno preso veramente bene. Allora, comunque arrivano da questa gola principalmente, a meno che non ci aggirano, ma ci credo poco sinceramente. Stiamo anche conquistando abbastanza basi. E devo dire che in squadra comunque ho degli ottimi cecchini, perché ne hanno uccisi 2 a fila così, con nonchalance proprio. E se quello fa cucù, io... Eccolo! Xeno NSRB, ucciso. Un'altra kill per me, molto bene, molto bene.
Sta procedendo abbastanza bene questa partita. Sto... non so adesso quanto sto facendo. Dovrei vedere la tabella, ma non posso al momento, anche perché dal controller non so il tasto. Sinceramente non l'ho ancora guardati bene. Poi, come vi dicevo, vedete che sta cambiando tutto il setting della mappa. Adesso si è rannuvolata e sta per arrivare una bufera. Non so se poi questa bufera si concretizzerà, nel senso che può benissimo anche andare via. E questa aggiunge un lato tattico al gioco veramente notevole. Intanto sto cercando di ammazzare questo beduino qui e non ci sono riuscito, però lui sì, ok, molto bene. E però mi hanno ammazzato anche a me nel mentre, cose belle nella vita. No, a parte queste cagate, io ora entrerei... però lì abbiamo un aereo. Allora, utilizzerei l'aereo con il bomber, che lo trovo molto utile in certe occasioni, perché non so se vedete lì c'è la base ala sotto, e noi con R2 ho equipaggiato ovviamente le bombe, quelle che si sganciano, però siccome i miei nemici sono qua, io sgancio queste bombe e non faccio nessun danno ovviamente. Allora, a questo punto opterei per abbandonare la flotta. Però io ho sbagliato, sbaglio sempre tasto, ecco, cose belle sempre. Allora, qui ce ne sono due, uno, e qui ho sparato al cavallo, due, dai che faccio tripletta, dai, non c'è due senza tre, invece qui c'è solo il due. John Iron M16 mi ha ucciso purtroppo, stavo facendo le mie kill in totale tranquillità quando è arrivato quel bastardo. Allora, poi come vedete ogni base ci dice i veicoli che ci stanno. Io andrei adesso in B perché bisogna riconquistarla parzialmente. E lì su quella scogliera io non vedo nemici però. Scogliera poi, su quella montagna, su quel montarozzo lì. Allora, eccoli là. Infatti mi sembrava strano che non ci fossero e l'ho ucciso uno. Attenzione. Ok, stanno conquistando adesso di porca pupazza. E però siamo ancora in vantaggio. 4 basi a 3, 4 basi a 3 e siamo 104 punti a 64. Allora, continuiamo allora nella nostra fase di killing. Ok, ma come vedete poi c'è anche l'assist per fuoco di soppressione, nel senso se voi mirate come prima e non colpite il bersaglio, comunque vi dà un 10 punti di punteggio per il cosiddetto fuoco di soppressione. Cosa molto utile, specialmente perché è veramente difficile riuscire a fare delle kill pulite in questo gioco e anche a fare un sacco di punti. È veramente difficile, poi su 64 giocatori ancora di più. Allora, adesso continuiamo. Ah, no, 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 via, via da qui, via, 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 mamma mia. Kill assist! Giusto in tempo, perché se no respawnavo subito e morivo dopo 3 secondi. Poi c'è, ragazzi, anche la carica della baionetta. Eccola qui! Questo è l'attacco corpo a corpo con la carica della baionetta, veramente... incredibile, mette una fomentazione all'interno del gioco, se si può dire. Fomenta proprio quell'attacco, l'attacco della baionetta. E lì c'è uno con il cavallo. Mamma mia, questo da replay. Attenzione, non ho mai fatto una kill così spettacolare in tutta la mia vita. Ho cambiato classe all'ultimo e me l'ha presa. Comunque questo è il supporto, ve la faccio anche vedere. E killo anche con il supporto, incredibilmente. Anzi, killo più che con il cecchino quasi. Ho parlato un po' troppo presto. Comunque ritorno un attimo
alla classe del cecchino, che è abbastanza anche facile come utilizzo, e utilizzerei anche il carro armato, così lo faccio vedere. C'è anche il treno, ma sinceramente sul treno io non sono mai riuscito ad uscire. Ad entrare, no, scusate, dico cose a caso. No, sul treno io non sono mai riuscito ad entrare, è sempre occupato e non so cosa si può fare con il treno, visto che ha tipo un mega mitragliatore che smitraglia la grande. Comunque stiamo utilizzando adesso il carro armato. Stiamo raggiungendo a piccoli passi la base di... Ok, vediamo se c'è qualcuno qui nelle vicinanze che posso uccidere in maniera abbastanza facile. Sì, come no. Sì. Vedi come muori? Vedi come muori? No, non vedi. Non vedi perché non muori. Non vedi perché non muori. Io sto girando come una trottola su me stesso, così a caso quello si è riuscito a salvare. Non so come. Le cose belle della vita. Oh, però tu muori. Oh, anche lui è morto. Dai, che muori anche te. Muori anche te. Non mi hanno fatto danni ancora, stranamente. Ok, 95 di vita, però per ora va benissimo. Adesso più o meno 71. E ho l'opportunità anche di farvi vedere il cavallo, che come ho già detto ha un ruolo piuttosto di supporto. Non si può utilizzare poi ovviamente il mirino è solo questo che vedete qua a schermo, abbastanza inutile, infatti molti attaccano con la sciabola, cosa che avrei dovuto fare io. Dai su, che lento come una tartaruga incinta. Comunque siamo 209 a 131, a meno di stravolgimenti eclatanti dovremmo avere in cascina la vittoria. Sto parlando come un anziano di 80 anni che ha vissuto la guerra. Comunque ci stiamo avvicinando alla base A. Attenzione, attenzione. Conquistiamo anche la base A e decreteremo il successo e la vittoria di questa sfida, di questa guerra. Vinceremo la battaglia e ci riprenderemo i nostri territori e spodesteremo il nemico. Ok, adesso andiamo su D, intanto mi stanno danneggiando. Repair vehicle. Ok, possiamo con il tasto direzionale giù riparare il veicolo. Molto utile questa cosa. Allora, intanto mi stanno continuando a distruggere. Ripariamo un momento. No, continuiamo. Continua, continua, continua. Quello è nemico? No, quello è amico. Io sto sparando ai miei compagni di squadra. Molto bene. E catturiamo la base D. Allora, con LB si ripara. Allora, ripariamo il carro armatone. Ok, ho ottenuto il 48. Adesso possiamo continuare nella nostra... No, perché ci sono i rompicoglioni, ovviamente. Ok, amici, abbiamo vinto 220 a 148, 50 bandiere catturate contro 70, ma ovviamente non è l'importante nella partita quante bandiere si vanno a catturare, ma quanto tempo si tengono le varie bandiere. Non sono tra i giocatori salienti della partita, ma poco importa. C'è anche uno con l'avatar Watch Dogs, molto carina. Comunque ragazzi, grazie per essere stati qui con me a seguire questo gameplay. Come sempre vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto. Come sempre, io sono il Rob, questo è Game of Rob. Ciao amici.